anche perché c'è la mia convinzione, che però rimane più forte, è che quando si parla di qualsiasi argomento, forse qualche materiale bisogna lasciare, uno, e due, forse qualche spunto di riflessione bisogna lasciare. Ora io in questo caso ho fatto una breve elenco di tematiche che hanno a che fare con scienza, società, cibo, naturalmente sapendo che non ho altro che sfiorato una parte di questo immenso iceberg, ma probabilmente con qualche aspetto di novità e con qualche aspetto di coinvolgimento potenziale del pubblico, che spero ci farà delle domande, probabilmente degusteremo il vino e quindi sarà l'occasione migliore per essere liberi e felici. Allora, io ho preso solo tre giorni fa, è uscita questa revisione che deriva da un lavoro molto importante sulla poultry science, la scienza dei polli, quindi siamo perfettamente, non ci eravamo messi d'accordo, ero perfettamente d'accordo sul fatto che questo il consumo di carne di pollo sta diventando predominante nel mondo, non solo, che la capacità di assunzione, almeno negli Stati Uniti, dove tutto è un po' gigantico, di cibo e quindi la trasformazione di alimenti in massa muscolare, oltre ad avere determinato ovviamente nel corso del tempo una selezione che ha portato all'aumento del peso, per cui i polli sono molto più pettoruti rispetto a, e anche nel caso della gallina, cosa che una volta invece veniva trascurato per una serie di ragioni legate all'alimentazione, sono aumentati straordinariamente di dimensione totale. Quindi dei polli del 1957 avevano un valore, studi longitudinali fatti seriamente in allevamenti, avevano un peso di circa 905 grammi, 1808 grammi nel 78 e addirittura nel 2005 più di 4 kg. Io non la prenderei troppo sul serio, comunque sono sempre gigantismi americani, però significa che la nostra alimentazione sta traendo vantaggio dalla selezione e da uno studio zootecnico avanzato per usare questi intelligenti e simpatici animali che sono i polli, su cui noi abbiamo costruito una parte rilevante di un'intera serata e in qualche modo anche, mi sembra, con una determinata fortuna. Perché io l'ho recuperato? Perché, come avete visto, il libro di Massimiano Bucchi parla di polli e addirittura ha un intero capitolo vigoroso sulla pollo e il pollo della scienza e nell'alimentazione, quindi è perfettamente in serie con quello in corrispondenza con quello che lui ci presenta. Allora, qui sono molto lieto in questa ospitalità in scienza, società e tecnologia in una struttura che io ho già avuto l'occasione di vedere all'inaugurazione, ma che è ancora più bella adesso, e quindi il magnifico museo Muse di Trento, e quindi io ho cercato appunto di raccogliere alcuni spunti, e cominciando con ovviamente lo spunto del nostro ospitante Massimiano, che in una delle parti finali dice: così, alternando prossimità e distanza, accusandosi di reciproche invasioni di campo e proiettando l'una sull'altra le proprie responsabilità, scienza e società ingaggiano anche in cucina quel gioco delle parti che ne caratterizza l'intersezione della nostra epoca. L'espressione rilevante e pesante che noi vorremmo alleggerire, ma che condividiamo, almeno io personalmente, totalmente. È una specie di guerra molto con una corsa alle armi, come direbbero i nostri amici etologi, che sicuramente è molto importante. E allora cibo e cucina. Allora, quando io parlo di cibo e cucina, io mi rendo conto che stiamo mettendo assieme, come spesso succede nella nostra società moderna, categorie diverse, concetti diversi, che vengono assimilati con una certa approssimazione, ma io credo che sia buono, e per noi per stasera è buonissimo. E allora, parlando di cibo e cucina, io porto una frase, credo sia un vecchio proverbio turco, che viene usato dagli officer dell'alimentazione americana, che ci ricorda che una persona che ha cibo può avere molti problemi. Noi abbiamo cibo, abbiamo tanti problemi di continuo. Una persona che non ha cibo ha un solo problema. E questo ci riporta a ragionare non soltanto sulla società dell'opulenza, visto che parlavo di società, ma anche della società della scarsezza.
Tutti voi, alcuni di voi avranno visto il meraviglioso film di Wenders, che è nelle sale da qualche settimana, il sale della Terra, dove sono una lunga intervista a Salgado, in cui sono due fotografie di Salgado, sulla grande carestia del Sahel, che in realtà ha portato un numero straordinario di morti, come un genocidio che l'uomo sa fare altrettanto bene con le guerre, e che comunque interessa significativamente una fetta che forse farà fra gli 800 milioni e il miliardo di abitanti della Terra attuale. Qui non voglio colpevolizzarci, per cui io berrò lo spumante con totale libertà di spirito. Certamente quando parliamo di cibo dobbiamo un po' ragionare sul cibo di chi, dove, come e quando. E questo i miei tardi influssi sessantottini, che qui forse a Trento avevano anche degli echi, possono avere un qualche spazio. Allora, rapidamente, filosofizzando, l'uomo è ciò che mangia, e ho subito preso come contrapposizione una deliziosa poesia scritta, ode scritta da Leopardi, Giacomo Leopardi, all'età di 11 anni, che si intitola, è stata recuperata pochi anni fa, Contro la minestra. Qualcuno la intende Contro la minestrina, perché non ha titolo, e comunque che racconta come lui odiasse la minestra e poi negli ultimi anni di vita, quando era arrivato nella Felice Napoli, aveva invece elencato i cibi che lui prediligeva. Quindi, come quando Feuerbach rivisitato, vuol dire anche Leopardi, il pessimismo di Leopardi o l'ottimismo degli ultimi anni di vita, si scontrano con certamente gusti, scelte e in qualche modo essere dentro una società con determinati ruoli, ma come in questo caso come individuo molto, molto colto e molto sapiente. Sappiamo tutti, lo porto solo perché è citato ampiamente nel libro di Massimiano, come molti libri hanno cercato di parlare della scienza in cucina, a cominciare dal Brillat Savarin, che è stato il fondatore, diciamo, della fisiologia del gusto, o Meditazioni di gastronomia trascendente. Notate la bellezza di questo sottotitolo, che quindi in qualche modo mette scienza, gastronomia, alimentazione e trascendente, cioè qualcosa che eleva l'uomo, esattamente come le paste elevavano, o la granita elevavano il nostro Giacomo Leopardi, piuttosto infelice, ma contemporaneamente ben localizzato nella Napoli del suo tempo. La scienza in cucina, e quindi abbiamo addirittura una costruzione progressiva di elementi di conoscenza. Ma se noi andiamo a vedere, questo è il Time di un anno fa, grosso modo, copertina, il Time Magazine esce una volta alla settimana, è comunque la rivista più influente. Se voi la andate a vedere e poi guardate gli articoli di colore, di costume, di Repubblica o della Stampa, scoprite che quasi sempre sono ripresi o orecchiati dell'argomento leading della rivista. E allora qui parla degli dèi, del cibo, ne avremo tanti altri da citare, e questo ci interessa di meno, ma ci interessa il passaggio da una condizione di cibo, alimentazione, scienza, mitologia. E questo è un classico esempio di mitologia, per quello commenterò poi alla fine col paradosso della cucina televisiva. E attenzione, visto che noi ci occupiamo di scienza, dobbiamo ammettere che in questi tremendi bambini ammaestrati, tipo degli scimmiotti, che fanno le gare tra i bambini, che recitano queste cose deliziose, che deliziose ma molto affettate, hanno innescato una scelta per cui invece che fare i pompieri, le ballerine o chissà che, il 22% dei bambini italiani e il 20% delle bambine italiane vogliono fare da grandi lo chef. Nel caso dei maschi è la professione più desiderata. Allora la mia domanda è questa: ma quanti di questi vogliono invece fare lo scienziato? Temo che in questo momento la fetta di scienza, e quindi la componente della nostra triade, finisca di essere un po' sotto i piedi, ma noi siamo ottimisti, perché la scienza ci può dire molte cose interessanti ed importanti. Ho ancora 7 minuti e ce la faremo. E cioè, scienza e cibo. Oggi io la vedo in termini non tanto e solo della mitologia e della cucina, di cui tornerò, e quindi di un aspetto di
diciamo di invidia e di voglia negativa sul cibo, che noi viviamo in un modo abbastanza quasi ridicolo, ma voglio parlare di, per esempio, quello che sta diventando interessantissimo negli ultimi tempi, il rapporto tra ambiente, genetica, cibo, nei disturbi alimentari. E non sto parlando di disturbi alimentari affettivi, la bulimia o l'anoressia, ma sto parlando dei disturbi alimentari legati a obesità o a dimagrimento troppo violento. Ci stanno delle cose molto significative. Infatti, chi non lo leggete, ma io ve lo cito, è un'immagine recente di un signore un po' sovrappeso che sta mangiando, invece che la Nutella, la Nutella o del nostro regista, sta mangiando del burro di nocciola, proprio così, invece che sfamarselo sul pane, e dice: maledizione a te, epigenoma. Cioè, poiché si è cominciato a capire negli ultimi anni, si capisce sempre di più, che questo non è un gioco solo fra geni e alimentazione, ma fra geni e alimentazione e condizione di regolazione genetica che si chiama epigenetica. Quindi ce n'è da lavorare per tutti noi nel futuro, pensare su queste cose. Secondo, un tema altrettanto significativo è quello del cibo, genetica e quei nostri benevoli microrganismi che vivono nel nostro corpo ovunque e che rappresentano quello che noi chiamiamo microbiota. E attenzione, è molto interessante, forse potremmo, no, ne parleremo dopo, posso farlo dopo un attimo, torno indietro, eccolo qui, scusate, forse la logica è meglio, che proprio questo bambino che si sta addestrando i gusti sta diventando un tema, anche se in un modo un po' pittoresco, sta diventando un tema sicuramente importante, nel senso che come costruiamo i nostri gusti, non sono le Madeleine di Proust che noi abbiamo sentito fino alla nausea, anche perché le Madeleine le mangiate tante e sono piuttosto nauseanti, quanto per il fatto che scopriamo attraverso studi usciti qualche giorno fa che c'è un'interazione straordinariamente utile e interessante fra genetica ed epigenetica, incluso i microrganismi del nostro intestino. E quindi fra i gemelli che portano alcuni microrganismi più di altri hanno una determinazione genetica ad avere dei collaboratori del microbiota che aiutano aiutano a crescere di peso oppure contrastano con l'obesità. E ci sono ormai in corso esperimenti di trapianti di feci per cercare di seminare microbi buoni nell'intestino, sperando che la compressione genetica dell'individuo ne permetta l'attecchimento. Ancora, e poi vado velocemente verso la fine, se noi andiamo a fare un altro ragionamento che mi interessa parecchio, quello dell'evoluzione, cibo, quindi l'ominazione, la storia dell'uomo, scopriamo che, questa è una figura che ha preso da Telmo Pievani e da Tattersall, si scopre che l'aumento dell'encefalo, il cervello, come si dice volgarmente in gastronomia e in giornalismo, si avvicina sempre, aumenta con l'avvicinarsi a noi. E attenzione, fra i mille dati che noi abbiamo a nostra disposizione, apparentemente si scopre che gli individui che hanno una certa diciamo qualità di dieta si distaccano dal valore medio e contemporaneamente hanno un cervello più forte. Ma che dieta? Mangiare foglie, mangiare tuberi, mangiare frutti? Sì, anche può darsi, ma probabilmente qualcuno pensa che sia il fatto di cucinare, di cuocere. Quindi, come vedete, introduco un altro elemento, e cioè l'idea che effettivamente questo è un lavoro di qualche anno fa di un primatologo, che il cucinare sia un elemento che non è soltanto segno di società, il cotto e il crudo di Dostoevskij, che noi tutti abbiamo letto nella nostra infanzia, non capito, ma non importa, io parlo per me, non capito, ma di fatto il cotto e il crudo vuol dire che l'ominazione è stata favorita da un aumento dell'encefalo che è stato reso possibile, visto che consuma molto il cervello, da dei cibi
invece che crudi, cotti, e che quindi hanno diverse capacità nutrizionali e maggiore recupero. E come dice, perché gli uomini sono differenti dalle altre scimmie antropomorfe? È la cucina, stupido, lo sapete. Una frase tipica che viene detta televisivamente, cinematograficamente, molte volte. Ma io vado avanti perché, ecco, scusate. Allora, un altro tema che è collegato a questo, io ho fatto una chiacchierata divertente con uno chef pochi mesi fa, con lui nel cervello, è quello di scoprire, in realtà, ma questo gusto, questo cibo, che siamo master chef o siamo creaturine, da che cosa ci viene costruito? Dall'esperienza, dalla compressione genetica, dall'epigenetica, ma certamente dall'uso corretto degli organi di senso. E quindi è stato scritto un libro importante che non verrà presentato in italiano prossimamente da Codice, che si chiama Neurogastronomia, in cui l'ex presidente della Società di Neuroscienza Americana, quindi persona accreditata, questa è la copertina, ci spiega come il nostro cibo deriva in realtà da una serie di input, di entrate sensoriali che vengono a costruire l'immagine complessiva del cibo. E che non solo questo, ma anche qui è una cosa difficile, però vi lascerò poi le diapositive, quindi chi vuole se potrà sgodere in privato con un uso moderato naturalmente, è quello di immaginare che ci siano una convergenza di stimoli di varie origine a determinare quello che è la nostra appetizione per il cibo, anche quando poi alla fine il cibo non abbiamo mai trovato, ma rientra in schemi che noi abbiamo costruito nella nostra esperienza e che passano sui canali sensoriali, sull'affettività, sulla memoria e sulla nostra compressione genetico-epigenetica. E per fare sempre un discorso, e con questo sto finendo, che se noi immaginiamo un esempio, un esempio grafico, perché non lo posso fare in altro modo, di un oggetto. Ecco, questo oggetto è amato da alcuni di noi, Bruno Gambarotta, Aldo Fasolo sicuramente in modo rilevante, ma penso anche da voi, ho visto i menu nei ristoranti di Trento, quindi sicuramente amato. Solo col gusto, quel piatto lo sentireste come proprio uno schema generale, che voi cosa avete capito che è? Ah, va bene, lei mi ha rubato la perché ha visto le positive di prima, ma lei è brava. Lei avrà, ecco, grazie, però voglio dire, esattamente un nuovo tartufo. Però bianco, questo non me l'ha detto. No, ecco, questo allora posso ancora aggiungere, un nuovo bianco, in cui c'è naturalmente la vista, che abbiamo usato, c'è il gusto, che abbiamo visto sopra, e l'olfatto che si determina questo tipo di scelta. Quindi, quando noi parliamo di cibo, dobbiamo sempre ricordarci cibo, cucina, tutte queste interazioni e vederle all'interno di un sistema scientifico. Io cerco di chiudere, questo è una cosa divertente che ho fatto con questo scabine, è un cyber egg che poi vi racconterò, ma è un uovo che non è un uovo, è una bella, c'è anche dell'uovo ma c'è qualcos'altro, che ci dice che di nuovo possiamo giocare significativamente con questi prodotti delle nostre amate galline. E per chiudere, è importante, cito alcuni libri recenti, oltre naturalmente quello del nostro invitante, che è molto amabile e utile, e fra gli altri quello appena uscito, Cotto, di un signore molto, uno scrittore molto brillante, che è Michael Pollan, fatto anche di recente in Italia, che ha scritto tra i vari libri un libro amatissimo, e giustamente non di cucina, che si chiama Il dilemma dell'onnivoro. E lui ci parla di un tema bellissimo, il paradosso degli americani. Gli americani stanno in cucina, incluso il riscaldamento, 27 minuti al giorno e guardano programmi per alcune ore ogni giorno. Quindi la mitologia che abbiamo iniziato con gli dei della cucina ritorna attraverso questo tipo di riflessione. Ma lasciatemi con questo finire, visto che l'argomento ci voleva, dire appunto come Pollan ci racconta come comunque stare in cucina non è solo fare del buon cibo, ma anche creare delle relazioni col materiale e con se stessi e con gli altri. Quindi come tale è un elemento di collante. E finire, come essendo piemontese, torinese,
con una mostra bellissima che da qualche settimana si svolge alla Fondazione Ferrero di Acqua, in cui c'è questo quadro, questo dettaglio di Felice Casorati che parla delle sue celeberrime uova e che, come vedete, quindi con la circolarità siamo tornati nel discorso. E anche mi piace ricordarlo perché per la cucina è importante quello che lui era nelle tre regole delle rinascimentali, del numero, del peso e della misura, e cioè il cibo come la grande pittura deve avere misura, deve avere numero, peso e qualità di interna adesso. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Dopo l'intervento di Aldo Fasolo giuro che non mangerò mai più sushi, visto che cioè, i cibi cotti devono far crescere. E io sono qui per una catena di Sant'Antonio, voglio dire, perché sono entusiasta del libro di Massimiano, che lessi quando mi arrivò dalla casa editrice, perché un filone dei miei interessi è sempre stato legato al tema del cibo, della cucina. E il libro mi è piaciuto tantissimo. Ne ho scritto una recensione per l'Indice, di cui Aldo Fasolo è uno dei direttori. E questa recensione ha fatto sì che Massimiano mi chiedesse di presentare il libro, una volta a Torino mi pare, poi a Vicenza e adesso qui. Quindi spero che mi invita a presentare la versione finlandese a Helsinki, in finlandese, con traduttore simultaneo. Mi interessa moltissimo, mi piace moltissimo questa interazione scienza-cucina, un'interazione biunivoca, perché gli scienziati hanno cercato di mettere ordine nella cucina, soprattutto gli uomini che scrivono di cucina, tant'è vero che l'Artusi non a caso ha la parola scienza nel titolo. E io penso in modo grossolanamente, lo dico in modo grossolano, e non ha nessuna intenzione di essere denigratorio nei riguardi del mondo femminile, perché io sono stato allevato da donne, ho sempre praticato la cucina, e tutta la mia famiglia, nelle mie famiglie sempre le donne hanno avuto il bastone del comando. La mia idea è questa, che la cucina sia ancora un regno dell'alchimia, non della scienza, e che ci sono due modi di tramandare il sapere in cucina, un modo femminile e un modo maschile. Il modo femminile è quello del quaderno delle ricette, che si passava, e spero che si passi ancora, da madre in figlia. Quando la figlia si sposa, la madre le dà di solito il quaderno delle ricette, è un quaderno sul quale vengono annotati anche i fatti della famiglia. Ci sono dei libri, dei romanzi straordinari costruiti attorno a questo quaderno delle ricette, che però è un quaderno un po' magico, non è certamente scientifico. E poi c'è il tentativo, più volte ripetuto, più volte insistito, della scienza di mettere ordine in cucina. Però la scienza, non so, credo che sia, adesso forse mi esprimo male, ma un esperimento scientifico è valido in quanto date le premesse, date tutte, che si possa ripetere, no? Sono in fisica, perlomeno. Io non ho studiato scienza, ma insomma, se per una dimostrazione funziona, uno esperimento scientifico funziona, se date nelle stesse circostanze lo si ripete e si rifà uguale. E in cucina secondo me non è così. Non è mai successo che la ricetta, una volta che la rifai, viene sempre uguale. Cioè, però il tentativo l'ho fatto, naturalmente, è stato fatto dai francesi, quali hanno, da Pigliat Savarin in poi, hanno sempre cercato di creare una specie di protocollo, di canone della cucina. E la Francia è molto avanti in questa direzione, al punto che certi piatti tipici francesi si possono chiamare così, nei ristoranti ovviamente, in caso uno lo chiama come vuole, però soltanto se sono fatti con certe determinate procedure. Con tutto questo però non succede che i piatti vengano uguali, lo sanno benissimo le giovani mogli che hanno sposato un mammone, il quale continua a dire che mia mamma cucinava benissimo. Allora le signore e le ragazze vanno dalla suocera, si fanno della ricetta, la studiano, la fanno, e poi alla fine il marito dirà sì, per essere buono è buono, come lo fa la mia mamma. Quindi questa cosa già demolisce tutto.
alcuni grandi cuochi, alcuni grandi chef, alcuni grandi scrittori di ricette hanno cercato di avvicinarsi, no? Per esempio è encomiabile anche il fatto, tra l'altro la ricetta è forse è l'unico territorio dove le espressioni, le frasi sono apodittiche, sono ci sono delle imposizioni nette, persino in campi dove una volta uno rischiava di essere bruciato al rogo, come la teologia, puoi avere dei dubbi, puoi dire ma in fondo puoi dire che Gesù forse era sposato con la Maddalena, forse hanno avuto dei figli, non è che ti mettono al rogo, anzi ti danno anche la comunione, ma invece in cucina no, la ricetta deve essere asseverativa, no? Perché c'è questo sforzo continuo di farla diventare una cosa scientifica. Un personaggio che è andato molto avanti in questa direzione è per esempio Vissani. Quando scrive questi libri di ricette, lui dice che sono ricette giustamente per la massaia, lui si sforza di fare ricette che chiunque possa farle, no? Nella sua cucina. Poi comincia a dire prendete una melanzana dell'Andalusia, poi del basilico raccolto sulle pendici del Monte Olimpo, ma non basta, sulle pendici che danno verso il nord. E poi alla fine se uno realizza tutte queste richieste, forse la ricetta viene fuori bene. Quindi voglio dire, dobbiamo continuare a pensare in termini di sforzarci di essere scientifici. Non bisogna mai, secondo me, nonostante questo, è una specie di calcolo infinitesimale, non arriveremo mai al limite, ci sforzeremo di arrivarci, ma c'era sempre un elemento irrazionale. Con tutto questo non dobbiamo mai smettere di farlo. Per esempio, io per esempio continuo a pensarci, per esempio oggi, proprio mentre ero in albergo, aspettavo che venissero a prenderci per portarci qui al museo, ho visto su TG24, c'era un'inchiesta, un bel servizio sulle intolleranze alimentari. Oggigiorno, se non avete almeno un'intolleranza, siete una merda umana, perché fate proprio schifo se vi piace tutto, purtroppo. Comunque, io ho correlato due dati. Questo servizio diceva che adesso, perché entra in vigore dal 15 dicembre una norma europea, perché l'Europa deve rompere i coglioni anche lì, cioè deve imporre al suo menu l'indicazione dei cibi che possono essere mangiati da intolleranti. Comunque gli intolleranti, chi soffre di intolleranza alimentare in Italia sono 8 milioni di persone. Però questa cifra a me ha fatto acceso una lampadina in testa, perché i poeti in Italia sono 8 milioni. Io i poeti li soffocherei nella culla, potessi. Poeti sono quelli che scrivono poesie perché vanno a capo prima che la riga sia finita. I libri di poesie non vendono 100 copie, ma sono 8 milioni quelli che ti martellano i marroni sul fronte della loro poesia. Ora, siccome 8 milioni, voglio dire, io posso benissimo qualcare scientifico, posso fare un esperimento. Chi lo sa, magari se sei un tollerante alimentare vuol dire che sei anche un poeta. Un motivo di più per soffocarti nella culla. Questo è un po'. E questa è scienza. E comunque. Noi, per esempio, noi abbiamo un amico comune, io e Aldo, siamo entrambi torinesi, abbiamo questo amico Giuseppe Pichetto, che è un grandissimo aromatiere, una bellissima azienda che produce aromi artificiali. Per esempio l'aroma del carciofo, chiamato Cinarina, perché tutta la produzione la fa la Cinarina, che dovrebbe essere in teoria essere a base di carciofo, produce l'aroma del tartufo. Ed è anche un grande studioso, un grande collezionista di libri antichi, uno dei quattro italiani che fanno parte di un club molto esclusivo di collezionisti di libri antichi, uno degli altri quattro è Umberto Eco, e ha fatto uno studio molto interessante, ha preparato una conferenza. La conferenza è intitolata appunto La mummia come materia prima, le mummie antiche. Lui ha dimostrato, consultando i registri del Regno di Sardegna, perché tra l'altro hanno queste caratteristiche, dice, sono molto scrupolose nella contabilità, insomma sono entrate in Piemonte nell'arco di un secolo sono entrate 4.000 mummie e ne mancano 800, e allora dove sono finite? Lui ha dimostrato, ma scientificamente, questo, che c'è stato un momento in cui
nel 1806, durante la contesa fra il blocco continentale e Napoleone, non sapete, l'alleanza di tutte, c'è stato questo gioco reciproco del blocco navale, cioè gli inglesi hanno attuato il blocco navale a Tolona per impedire a Tolosa, chiedo scusa, per impedire alle navi francesi di entrare in Mediterraneo, e da Berlino, sempre nel 1806, Napoleone cosa fa? Anche lui fa il blocco navale contro gli inglesi. Risultato, non possono più arrivare in Piemonte quei prodotti che servono per fabbricare il vermut, che è una straordinaria ricchezza per i piemontesi. Il vermut è un vino bianco con degli aromi che però non sono coltivati, vengono da lontano. Scoperta, le mummie sono le bende che avvolgono le mummie sono impregnate di questi aromi. Allora di lì cosa passa? Sciogli, come dire, spegni una mummia, no? E sciogli nell'alcol queste bende e riproduci questi aromi. Così il vermut sulle nostre tavole non è venuto a mancare, e nell'arco di 20 anni i piemontesi si sono bevuti 800 mummie. Ecco, questa è scienza, capito? Cioè, vuol dire, non è che da dire che non ci sia una... Per esempio, io mi sono appuntato altre cose, vuol dire, bisogna sempre tendere alla precisione, essere precisi. È difficile, io lo dico per esperienza, per esempio, visto che ho sempre avuto questo debole per questo interesse per il mondo del cibo, faccio parte anche di diverse giurie, per esempio, e ogni volta è difficile dare la valutazione. Per esempio, ho fatto parte di una giuria che valutava uno dei 5 formaggi del Piemonte e la robiola di Roccaverano. Cioè, c'era un premio molto, molto ambito per la migliore robiola di Roccaverano dell'anno. E io sono stato fatto per la regia, solo che non sapevo un tubo di come si valutava la robiola, e mi sono seduto vicino a quello che ne sapeva più di me e copiavo così, e copiavo, e a un certo punto lui se n'è accorto e ha detto: no, adesso basta, adesso devi dirmi tu come va, come... E io dico: adesso assaggia sta robiola e vediamo come la valuti. Io l'ho assaggiato, io trovo buono tutto, io sono un po' un lavandino, detto tecnicamente. E allora io l'ho trovata buona, ho detto: ah, però io dai il massimo dei voti. Lui si è offeso: ma come ti permetti? Ma non vedi? Ma no, ma hai provato con l'unghia? Io ho preso questa robiola, ho fatto così con l'unghia, l'ho schiacciata. E lui dice: l'unghia, sapete cos'è? È la parte subito sotto la crosta. Ma dimmelo, scusami tanto, e se non lo vedessi, cosa faccio a sapere lui? Poi, per esempio, la stampa di Torino, quotidiano al quale collaboro, ogni tanto fa una cosa così, fa dei test, e c'è un giornalista che si chiama Rocco Moliterni, che è il curatore della pagina della cucina, che va in giro per Torino a comprare un prodotto, tipo agnolotti, tipo, ne compra 12 in 12 posti diversi, poi raduna questa giuria di cui io mi onoro di far parte, li assaggiamo, diamo i voti, e poi subito dopo facciamo la classifica, dopo aver fatto la classifica andiamo a vedere a chi appartengo. Il direttore della stampa, Mario Calabresi, è appassionato di insalata russa, non è un difetto, e ha voluto fare l'insalata russa, e siamo andati a casa sua, a Torino. E allora, il sistema è questo: compri 12 insalate russe da 12 gastronomie diverse, va bene? È chiaro il concetto, sì. Dopodiché si sa già che noi, la classifica sul giornale, ci saranno solo le prime 8, le ultime 4 vengono non nominate, perché pare brutto. Allora abbiamo fatto hanno aperto in cucina senza che noi lo sapessimo, ma ogni volta abbiamo assaggiato questa. Avevamo una scheda molto precisa, il colore, la consistenza, la cottura della verdura, diverse variabili, ognuno dà un voto da 1 a 10, poi sommi questi voti variabili, dai un voto definitivo. È stata una cosa serissima. Dopodiché finalmente le schede, gli assaggi sono terminati, abbiamo fatto la somma dei voti e abbiamo fatto la classifica. Fatta la classifica andiamo a vedere
a chi appartengo. Dramma, uno degli ultimi della classifica, una delle peggiori insalate russe, di chi era? Era di Italy, di Farinetti, che fa pagine e pagine di pubblicità sulla stampa. E puoi punire Farinetti, puoi dire che la sua insalata russa non è fra le ultime di Torino, se tu tutte le settimane mi compri su pagine, pagine, capisci? Questa è scienza. E allora è cominciato il processo. Naturalmente nessuno di noi osava svolgere questi pensieri, ognuno di noi se li teneva dentro. Ma il direttore, bontà sua, ci ha dato il là. Strano, io la compro sempre da Farinetti e la trovo buona, punto primo. Io gli ho dato una mano, dice, ma si vede che quel giorno lì quello che l'ha fatta non è, magari l'ha fatta fare uno che non è detto, non è che tutti i giorni siano uguali l'insalata russa. E mi sono guadagnato un altro punteggio, infatti mi hanno già rinnovato il contratto di collaborazione nazionale con la. E piano piano, Italy. E poi l'idea di l'altro Moliterni, che sta concorrendo il premio Lecchino d'Oro, ma se facessimo un altro assaggio? Perché se, allora piano piano, capito com'è? È così che si fa la scienza. Posso ancora dire qualcosa? Sì, posso ancora parlare. Perché per esempio, per noi è sempre stata una non so, cioè per esempio, in realtà il cibo è, dal punto di vista, non è solo una scienza fisica determinare, è anche un fatto che è un momento straordinario dal punto di vista della psicologia, per esempio. Per esempio, è straordinario per esempio studiare il comportamento al ristorante. Il ristorante è un teatro. E pensare alla furbizia, la capacità. Perché un ristorante funziona bene e un altro meno, perché è più attrattivo, per la capacità del maître, dello chef di intrattenere i loro. Per esempio, straordinario quando andate al ristorante e vi danno il menu e poi il maître si china sull'orecchio e dice però oltre a questo piatto, in quello nei piatti ci sono due o tre piatti che non abbiamo messo perché non ne abbiamo abbastanza per tutti e pensavamo di proporli solo alle persone che come lei se ne intende. E l'ordine di servizio era, c'è questo bollito questo arrosto che da tre settimane sono per fuori stasera, lo studiamo. Io che ho frequentato ristoranti per anni, perché per 10 anni ho scritto ho compilato con dei collaboratori una guida al ristorante di Torino, non del Piemonte, della Val d'Aosta. Sempre, non è mai successo che qualcuno non ordinasse quella cosa suggerita da, capito? Questa è la cosa formale. Oppure queste tavolate dove si capisce chi è che paga, perché si mette a capo tavola tutti gli altri. E allora parte dalla cucina, prima ancora di fare ordinazione, parte un cameriere con un piattino, si avvicina a questo signore e gli dice lo chef ha saputo che lei. E qui, siccome sta sperimentando un nuovo piatto, sa che lei è un grande esperto, vorrebbe sentire il suo parere. Quello lo assaggia, spara tre puttanate, e dopodiché gli puoi portare qualunque conto che si compie con un tacchino. Queste sono, però questo è il versante, diciamo, psicologico. Io, cosa dire, sarei ancora, io, come dire, c'è sempre comunque questo tentativo di noi. Io sono molto fiero dei miei anni trascorsi in Rai e anche delle battaglie, perché appunto essendo un appassionato di cucina ho fatto il sindacalista per la mensa, abbiamo fatto battaglie eroiche, perché per esempio abbiamo finalmente definito un regolamento della mensa Rai scientifico. Cioè noi abbiamo detto la mensa Rai è un prezzo fisso, un prezzo politico per i dipendenti, almeno una volta al giorno. Quello. Allora era 280 lire, adesso sarà un po' di più. Con quella cifra avevi diritto a un primo, a un secondo e un contorno. Potevi scegliere fra 4 primi, 4 secondi e 4 contorni, chiaro il concetto. No? Io scelgo un primo fra i 4, un secondo fra i 4. Dopodiché però, dopo un po' si è aperto un problema. Se nessuno dei 4 primi mi piace, cosa faccio? Non lo mangio, però se non lo mangio tu non mi puoi defalcare quella cifra, perché la cifra è fissa, capito? Come un pagliato, un monomenso. Abbiamo fatto una battaglia sindacale, è stata dura, ma l'abbiamo vinta. Abbiamo ottenuto che al posto del primo uno potesse prendere un altro contorno.
che diventava il secondo contorno perché andava al posto del primo, mentre il primo contorno andava col secondo. Poi c'era il problema del secondo, perché ci sono dei secondi indivisibili e dei secondi invece che si possono dividere in due. E allora il classico secondo che si può dividere in due è le polpette, che ne aspettano due. Sono chiamate anche le misteriose, perché sono le polpette di uomo sostanzialmente. Nel senso che non abbiamo mai saputo cosa c'era lì dentro. E il mistero meglio custodito con quello della Nutella e della Coca-Cola. C'era anche il mistero, c'era anche il terzo segreto di Fatima. Però Giovanni Paolo II è andato in visita a Saxa Rubra, a Roma, l'hanno invitato a messa, oh, ha visto le polpette, ha detto, oh, ma noi polacchi le polpette ce le spariamo. Nessuno ha usato di santità, vada piano. Ah, e invece lui a mangiare, li ha voluto a tutti i costi. Alla seconda polpetta ha rivelato il terzo segreto e adesso i segreti sono tre. Ad ogni modo, se tu hai, allora, se proprio vuoi la polpetta più di una non ti conviene mangiare, cosa succede? Allora rinunci a mezzo primo, a mezzo secondo, no? Il primo mezzo secondo può diventare un altro contorno che diventa il terzo contorno, mentre volendo, allora è matematico, anche lì è scientifico, se il primo mezzo secondo vale un contorno, anche il secondo mezzo secondo vale un contorno, perché voglio dire, è il figlio della serva il secondo mezzo secondo. E allora abbiamo il primo contorno al posto, il primo contorno è quello istituzionale, ma col secondo, il secondo contorno al posto del primo, il terzo contorno al posto del primo mezzo secondo e il quarto contorno al posto del quarto mezzo secondo. È chiaro o devo ripetere? Ad ogni modo, questo è il nostro contributo, in qualche modo, che noi abbiamo dato alla scienza. Poi, quindi uno può scendere qua alla mensa alla editoria, puoi mangiare con quattro contorni. Poi anche quattro contorni uguali, però non è bello, non è bello. Tant'è vero che sulla nostra, all'ufficio personale, sulla scheda, quando devono valutare la tua, si spara quattro contorni uguali, questa cosa non ti fa fare tanta carriera. Senza contare che quando tu prendi due contorni uguali, chi ti serve non ti dà doppia razione dello stesso contorno, te ne dà un po'. Ti consiglio a tutti, quattro contorni va bene, ma diversi. Su questo messaggio di questo consiglio pratico, paterno, se vogliamo. Grazie Bruno Gambarotta. Allora, prima di dare la parola a Luigi Ghezzi che ci introdurrà la degustazione, volevo solo, appunto, dopo queste due straordinarie presentazioni, interventi, difficile competere, volevo solo due piccoli frammenti dal libro Il Pollo di Newton. Allora, intanto, in onore della cantina Indrizzi, c'è un capitolo del libro fatto come un menù, dall'antipasto al dessert, c'è un indice degli ingredienti invece che un indice dei nomi. Come ricordava Aldo, c'è una scienza del pollo, che è il piatto forte, però ci sono anche le bevande a parte, come in certe pensioni della Riviera Romagnola. E c'è un paragrafo. E c'è un paragrafo che si intitola, un capitolo che è all'interno di questo sulle bevande, si intitola Birra, batteri e barbabietole, un po' come polli, polpette e pillole, la scienza in fermento di Louis Pasteur. E inizia così: tutto cominciò da una barbabietola. La storia è questa, adesso ovviamente non la faccio lunga, però tutta la carriera di Pasteur, che noi oggi consideriamo uno dei fondatori, no, della moderna biologia, fisiologia sperimentale, benefattore dell'umanità e con i suoi tanti vaccini, è attraversata da temi che riguardano le bevande e il cibo. E il primo, quello che lo rende noto dagli esperti e al pubblico, è legato al vino, perché lui nell'estate del 1856 è diventato preside della nuova facoltà di scienze a Lille, e tra i suoi studenti c'è un certo Bigot, che è figlio di un importante distillatore di alcol dallo zucchero di barbabietola. E incontrando il padre di questo studente, questo signore è disperato perché la produzione di alcol si sta arrestando, no? Allora Pasteur va a vedere e nota dei globuli rotondi, quando la fermentazione era sana, che si allungavano quando iniziava l'alterazione, diventando decisamente lunghi quando la fermentazione diventava lattica. Quindi Pasteur ha trovato, ha iniziato ad annusare, potremmo dire, chiamandosi quello che diceva Aldo, e c'è una cosa che è molto importante naturalmente per i produttori,
e però che è qualcosa che la scienza ancora non ha compreso, e lui sarà il primo a capire che la fermentazione non è un processo puramente chimico, ma è tra l'altro il risultato dell'attività di microorganismi viventi. Questo lo fa nello scetticismo, per esempio, di Liebig, che è uno dei suoi grandi competitori e avversari, no? Liebig scrive, quando Pasteur comincia a ipotizzare questa cosa, che era paragonabile alla credenza di un bambino che volesse spiegare la rapidità della corrente del Reno attribuendola al movimento delle ruote dei mulini di Magonza. È una cosa assurda, secondo lui. Comincia delle attività febbrili in cui frequenta naturalmente i produttori di vino, le birrerie. Addirittura fa laboratorio in un vecchio caffè abbandonato dove un fornello a carbone attizzato dal sollecito Duclos, il suo assistente, con un paio di soffietti faceva le veci dei fornelli a gas. E tutto culmina in questa dimostrazione, in questa scena straordinaria, in cui di fronte ai produttori di vino, che non ci volevano credere, e gli portavano, dice il biografo, vini malati, e lo osservavano come uno strano maniaco mentre lui trafficava in questo caffè col vino, e quindi gli portavano vino malato e vino sanissimo, e lui col suo microscopio, senza assaggiare, alza gli occhi e dice loro: questo vino è buonissimo, e dica l'assaggiatore se ho ragione. L'assaggiatore l'assaggia, arriccia il naso rosso e deve ammettere che Pasteur ha ragione, e continua a fare questo vino è buono, quest'altro filante, questo è acido, senza assaggiarlo. Gli attoniti vinaioli, levandosi il cappello davanti a lui, se ne andarono balbettando parole di ringraziamento. Non sappiamo come faccia, ma è molto intelligente, intelligentissimo proprio. Grande concessione per un contadino francese, conclude il biografo. E un altro biografo dice, perché Pasteur poi sarà colui che capisce, ma dopo anni già che si fa, perché il cibo in scatola nasce con una storia interessantissima, tra l'altro, perché pensate, la Francia alla fine del Settecento aveva un'agenzia per l'innovazione, noi tra poco ce l'abbiamo ancora, no? E fa un concorso, perché è un grosso problema quello di conservare il cibo, soprattutto per gli eserciti, no? Prima ricordava, e quindi già nel 1810 questo signore, che si chiamava Appert, realizza un brevetto e poi si mette d'accordo. In realtà lui lo faceva con le bottiglie, usava le bottiglie di champagne, le faceva bollire, in questo modo riusciva a conservare il cibo. Poi si mette d'accordo con questa agenzia, invece di avere i diritti di questo brevetto prende dei soldi subito, a condizione che riveli come si fa. Ma nessuno l'ha ancora capito, fino a Pasteur. Perché con un certo procedimento, poi, no, che noi usiamo ancora quando si fa per esempio la marmellata in casa. E il biografo dice, potrebbe sembrare che Pasteur stesse dimostrando una cosa ovvia. Si potrebbe dire scherzosamente che Pasteur voleva dimostrare agli scienziati quello che le massaie sapevano da tempo. Cioè, gli scienziati non avevano ancora capito, però i massaie la facevano già questa cosa. Allora, concludo veramente, visto che appunto... volevo dire una cosa rispetto a quello che diceva Aldo, che... La parola ricetta è molto interessante, perché come noi ancora oggi sappiamo viene da una, l'etimologia è comune alla ricetta, quella di cucina, ma anche alla ricetta in farmacia, no? Entrambe vengono dal verbo latino che significa scegliere, selezionare. E poi volevo chiudere, appunto, visto che siamo su un tono più ironico, parlandovi non dei premi Nobel che sono stati assegnati poco tempo fa, ma dei premi Ig Nobel. Allora, i premi Ig Nobel vengono dati da un gruppo di scienziati, studiosi americani ogni anno, e molti di questi premi, cioè sono i premi per scoperte vere, spesso fatte da università serie, ma che fanno un po' ridere, no? E molti di questi hanno a che fare con il cibo. Per esempio è stato premiato un laser per sciogliere il formaggio per fare la raclette, che è una tipica ricetta svizzera, un tostapane nanotecnologico, gli effetti del burro d'arachidi nella rotazione terrestre. Ma per esempio vi leggo, è tutto verissimo, potete controllare, il premio Ig Nobel 1996 per la fisica è andato a Robert Matthews dell'Aston University di Birmingham per gli studi sulla legge di Murphy, e in particolare per aver dimostrato, cosa che tutti sappiamo, che la tartina imburrata cade spesso sul lato imburrato. E lui ha dimostrato che è così.
per la chimica George Gobel della Purdue University per aver polverizzato il record del mondo nell'accensione di un barbecue, 3 secondi usando carbonella e ossigeno liquido. Per la biologia a Anders Behring e Håkne Sandvik dell'Università di Bergen in Norvegia per la loro relazione sugli effetti della birra, dell'aglio e della panna acida sull'appetito delle sanguisughe. Infine c'è un vero premio Nobel, Sidney Altman, per 89 per la chimica, e un intervistatore gli chiede, gli fa questa domanda: qual è il numero ottimale di patatine per ogni bicchiere di birra? La risposta è: tipica domanda da non scienziato che non tiene conto dell'osservazione quantitativa, quello che diceva Bruno prima, e delle questioni di scala. Di che tipo di bicchieri stiamo parlando? Di quale misura? E la dimensione delle patatine? E la loro densità? E la conclusione è bellissima, dice: si tratta di una questione che riguarda le scelte del singolo e non ha nulla a che fare con la scienza. Allora, nel ringraziare ancora la cantina Indrizzi per aver deciso di partecipare a questo nostro seminario, io do subito la parola a Luigi Ghezzi che ci introdurrà alla degustazione. L'ingrato compito di separarmi da un buon bicchiere di vino. Nel brevissimo intervento, così ascoltando anche chi mi ha preceduto, anzi un brevissimo non intervento perché non ho preparato sinceramente niente di programmato, volevo rimarcare magari l'esperienza della cantina Indrizzi, una cantina che ha più di un secolo, siamo quasi 130 anni dalla fondazione, l'esperienza Roccia Madre, che è una, forse la nostra esperienza scientifica pubblica più recente, ma anche più sociologico-scientifica, se vogliamo. In particolar modo abbiamo voluto, con il progetto Roccia Madre, approfondire un tema che è quello del terroir, che appunto diciamo, contemplando un po' gli aspetti scientifici, psicologici e sociologici del vino, è un po' sulla bocca di tutti, ma che difficilmente viene approfondito appunto in modo, tra virgolette, scientifico. Grazie a diverse intuizioni, diversi contatti, diverse soprattutto competenze e risorse che siamo riusciti a sviluppare, siamo riusciti in collaborazione con il Muse, titolare ovviamente della cantina Indrizzi, e Aurora Indrici dello studio di comunicazione di Noè, a sviluppare questo progetto che ha messo, diciamo, ha voluto andare oltre le radici, altro concetto molto battuto dalla viticoltura e dal vino, oltre le radici delle viti stesse, per andare a studiare anche il suolo delle vigne. In particolar modo abbiamo creato una linea di prodotto in 4 vini, collegandoli al territorio, alla stratificazione geologica sulla quale quelle vigne crescono e fruttificano. Stasera degusteremo 2 vitigni autoctoni del Trentino Alto Adige, il Lagrange in particolar modo del Trentino Alto Adige, mentre il Teroldego è un vitigno tutto trentino e ancora di più della piana rotaliana, collocata principalmente di mezzo corona e mezzo lombardo, piccola parte di San Michele, che diciamo danno la migliore espressione appunto in rapporto a un territorio che è quello trentino altatesino, che appunto è il nostro. Su quello che si è discusso stasera, noi abbiamo trovato una, un,
la conferma, posso darvi così una conferma nel mondo del vino, potrei anche ampliare il discorso, sia sugli aspetti diciamo di scientificazione del prodotto del vino, perché soprattutto io che giostro, diciamo, sono un po' nell'ambito commerciale, mi giostro tra nozioni, tra clienti che hanno che desiderano nozioni tecniche e a volte tecnicissime sul vino, e clienti che vogliono purtroppo l'aspetto poetico del vino, e quindi lì si va un po' più sulla sensorialità, sull'emozionalità. È indubitabile che il vino è un alimento, perché è un alimento, ce ne dimentichiamo spesso, è un alimento, quindi appartiene al mondo della cucina, che ha un appeal particolare. Da un lato è un prodotto, sia per questioni di economia, soprattutto economia di certi paesi, tra i quali il nostro, è sottoposto a un processo di scientificazione sempre più spinto, quindi in ambito enologico, da diciamo controllo climatologico a controllo chimico, fino ad arrivare a tutta una serie di fenomeni sociali e psicologici che sono quelli appunto legati al consumo, quelli più quindi afferenti alle professioni della sommelier. Penso che siete tutti pronti per bere un buon bicchiere di vino. Forse l'unica raccomandazione è, dopo averlo bevuto, di non poetare, altrimenti che lasciamo gli 8 milioni.